Mie care iscritte e miei cari iscritti al mio canale, rieccoci qua con un nuovo video dopo le vacanze. Ebbene sì, finite le vacanze si ritorna alla normalità e normalità vuol dire anche ogni tanto qualche video da parte mia. Così per rientrare nel ritmo, partiamo con un tema leggero. O almeno leggero dal punto di vista della preparazione che ci vuole, perché parleremo brevemente della numerazione dei rilasci di Ubuntu e come potete vedere qui si tratta di un tema suggerito, ovvero di una richiesta da parte di uno di voi di spiegare appunto come Ubuntu ha organizzato i suoi rilasci, la numerazione dei suoi rilasci. Come riferimento qui nello schermo ho messo nel browser questa pagina che naturalmente come sempre vi lascerò nella descrizione del video. Questa pagina è appunto la pagina italiana di Wikipedia, o meglio la pagina in italiano su Wikipedia che parla delle versioni di Ubuntu rilasciate finora e che ci serve appunto per spiegare lo schema di numerazione. Allora, andiamo subito con le spiegazioni e vedete che Ubuntu rilascia le sue versioni con una numerazione doppia, ovvero un numero che precede un puntino e un numero che segue un puntino. Probabilmente saprete che Ubuntu è nata nel 2004, è una distribuzione relativamente recente, nata appunto nel 2004 e precisamente in ottobre 2004. E non vi ho detto a caso il mese e l'anno perché la numerazione di Ubuntu appunto riporta l'anno e il mese di rilascio. Vedete che il primo rilascio in assoluto ha il numero 4.10, ovvero l'anno 2004, punto il mese 10 ottobre. E così via. Il ritmo di rilascio è quello, oserei dire, quasi classico, perché sono diverse le distribuzioni che seguono questo ritmo, il rilascio ogni 6 mesi, quindi la base di rilascio è ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi viene rilasciata una nuova versione di Ubuntu. C'è una particolarità che in corrispondenza della scadenza di ogni 2 anni, viene rilasciato un rilascio particolare denominato LTS, ovvero a lungo termine di supporto, Long Time Support, e in italiano coincide anche con i termini italiani L lungo T termine di S supporto. Ogni 2 anni quindi c'è un rilascio particolare. Particolare perché è un rilascio che è più curato, diciamo così, dal punto di vista della solidità, della stabilità, della qualità, perché è un rilascio che viene supportato, come dice appunto la sua sigla LTS, più a lungo degli altri. Quindi ci sono dei rilasci regolari ogni 6 mesi, ma ogni 2 anni ne viene rilasciata una versione che dura di più, quindi che un utente, un utilizzatore di Ubuntu può decidere di lasciare anche più anni sul suo PC avendo garantiti gli aggiornamenti. Mentre gli altri rilasci, sempre ogni 6 mesi, che non sono marchiate come LTS, durano meno, nel senso che gli aggiornamenti di sicurezza di software sono garantiti per meno tempo e vedremo tra un attimo uno schema che esemplificherà, che dimostrerà meglio quanto ho detto adesso. Quindi, base della numerazione ormai è chiara, anno punto mese, e siccome è ogni 6 mesi il rilascio, partendo da ottobre, il prossimo rilascio è arrivato in aprile, quindi 04 come mese dell'anno successivo, quindi 5 2005, quindi 2004 ottobre, 2005 aprile, eccetera, eccetera, andando avanti così.
La prima LTS della storia di Ubuntu, come vedete marcata RLTS, etichettata LTS, è stata la Ubuntu 6.06. Ecco, particolarità che, ecco, qui abbiamo saltato la 5.10 in mezzo, tra l'altro, in ottobre del 2005, poi l'anno successivo, 2006, è arrivata la LTS. Ecco, particolarità, l'unica volta che si è sfalsato dall'aprile, dal solito aprile. Al momento di rilasciare la prima LTS, Canonical ha deciso di lavorarci sopra un po' di più e in realtà è stata rilasciata a giugno e non in aprile come al solito, però è stata un'eccezione. In realtà, se andiamo avanti a scorrere la cronologia, vediamo che poi il resto è sempre stato regolare, quindi 2006 in ottobre, 2007 aprile, la successiva LTS è arrivata nel 2008 aprile. Quindi conservato e mantenuto il mese di aprile come rilascio, poi ottobre, eccetera, eccetera. Ecco, andiamo avanti. La 10.04, 2010.04 è stata il rilascio a lungo termine di supporto precedente a quello attuale, quello che io ho installato e che penso la maggior parte di voi avrà installato in questo momento, la 12.04, che è quella l'ultima rilasciata ufficialmente. Vedete che è una LTS anch'essa. Ecco qua, quindi avete visto il meccanismo di numerazione, cosa significa? Quindi 2012 in aprile è stata rilasciata la LTS attuale. In ottobre, quindi fra un mese praticamente, verrà rilasciata la prossima versione di Ubuntu che mi piace chiamare intermedia, diciamo, perché ecco, io vedo fra una LTS e l'altra, cioè i rilasci intermedi. Fra le scadenze dei 2 anni io le chiamo versioni intermedie perché sono, come dire, tra virgolette, delle palestre per nuove funzionalità da rendere poi stabili in vista della successiva versione LTS. Quindi tutte quelle intermedie di 6 mesi prima di arrivare alla successiva scadenza dei 2 anni sono un po' delle versioni che sicuramente non sono così stabili come la LTS, perché appunto gli sviluppatori si impegnano ad introdurre nuove funzionalità, nuovi disegni grafici, nuovo tutto, si prova, magari qualcosa poi sparisce, qualcosa rimane, qualcosa si aggiunge, quindi in queste versioni sono appunto, come ho detto prima, tra virgolette, un po' la palestra di prova prima del rilascio della successiva LTS, che in questo caso 2 anni. La prossima LTS che succederà alla 12.04 sarà la 14.04, quindi nel 2014, aprile. Quindi i rilasci LTS sono appunto quelli più curati, quelli che per esempio io stesso ho deciso di installare sui miei PC. Quindi dopo i primi tempi, i primi anni dove installavo ogni 6 mesi, un po' per curiosità, un po' per vedere come progrediva questa distribuzione Linux, ho poi successivamente deciso a partire dalla 10.04, quindi da 2 anni fa, di installarmi effettivamente sui miei PC fisici, diciamo così, solo le LTS. Quindi dalla 10.04 sono andato alla 12.04, andrò alla 14.04, eccetera, eccetera. Le altre versioni, se voglio vedere come progredisce Ubuntu, le metto solitamente in una virtual machine, cioè uso VirtualBox, installo le versioni intermedie tanto per tenermi aggiornato sulle novità, ma non le installo fisicamente sui miei PC. Ecco, questa è una mia scelta che potete fare anche voi o meno, condividere o meno, comunque è una scelta che si può fare. E ecco, e siccome i rilasci delle LTS sono appunto più diluiti nel tempo, quindi ogni 2 anni, e l'LTS in quanto tale come supporto dura più anche dei 2 anni. Voi sapete che dalla 12.04 verrà supportata per 5 anni, quindi dal 2012 per 5 anni fino al 2017 si saranno garantiti gli aggiornamenti di sicurezza e eventuali aggiornamenti di software. Quindi addirittura per 5 anni potete tenervi la 12.04, non siete obbligati ad avanzare di versione se non vi va.
per 5 anni siete a posto. E cosa succede però? Che essendo stata rilasciata in aprile, intanto il tempo passa, gli aggiornamenti di sicurezza si accumulano, gli aggiornamenti di versione di alcuni software si accumulano, e se uno fra un anno si scarica la 12.04 di aprile, avrà una miriade, centinaia e centinaia di aggiornamenti immediati da doversi fare. Ecco che quindi specificatamente per le versioni LTS ci sono anche dei rilasci successivi con un'ulteriore numerazione che segue, quindi tipo per esempio 12.04.1. E cosa servono questi rilasci successivi della stessa versione? Succedono a includere tutti gli aggiornamenti di sicurezza e dei software applicati nel frattempo dopo il rilascio, e questo per favorire chi si scarica la versione 12.04 solo in un tempo successivo e non subito ad aprile. Nel caso specifico è già stata rilasciata appunto la 12.04.1 e a fine agosto, quindi molto recente, una settimana fa praticamente è stata rilasciata la .1. Siccome la 12.04, come ho detto un attimo fa, viene addirittura supportata per 5 anni, uno potrebbe anche scaricarsela solo fra 3 anni. E sicuramente la .1 è solo il primo rilascio successivo al rilascio effettivo. Ci sarà sicuramente una .2, probabilmente anche una .3, fino a giungere in prossimità della scadenza di questa versione, cioè fra 5 anni. Quindi, riassumendo, numerazione base mese, anno punto mese, per le LTS, siccome durano più anni nel supporto, ci sono anche dei rilasci successivi che accumulano gli aggiornamenti intervenuti nel frattempo, con un'ulteriore numerazione che segue, punto 1, punto 2, eccetera, eccetera. Una particolarità, e la vediamo l'ultima cosa, la vediamo, ecco, magari in questo schema che facilita la comprensione. Vediamo un po' di farci stare tutto, anche la mia scaletta, eccola qua. Ecco, questo è lo schema dei rilasci da quando Ubuntu è nata, no? Allora, vedete che la prima LTS, la 606, ha un disegno diverso da quelle intermedie normali ogni 6 mesi, perché quelle normali ogni 6 mesi vengono rilasciate, per esempio queste, in ottobre 2004, e il suo supporto dura praticamente un anno e poco più, vedete, è durata tutto il 2005 fino a entrare un po' nel 2006, poco più di un anno. Supporto standard, come viene chiamato qua sotto, vedete, riferimento alla leggenda dei colori. L'LTS in realtà ha il supporto standard più il supporto esteso per i PC e server, perché c'è anche la versione server di Ubuntu, rispettivamente quella per i PC, e in più per i server viene ulteriormente estesa ai 5 anni, e questo naturalmente avere un supporto più lungo possibile è un'ottima cosa soprattutto per l'ambito aziendale. Laddove io o anche voi come singole persone che usano privatamente Ubuntu potete anche permettervi, volendo, di installare e aggiornare il sistema ogni 6 mesi addirittura, in ambito aziendale non è per niente così, anzi ogni aggiornamento è costoso, costa risorse, costa impegno, costa test, magari anche problemi se si cambia in versione per le compatibilità con i propri programmi, dati, eccetera. E quindi in ambito aziendale peggio non capiti di avere un supporto il più lungo possibile. Ecco, da sempre Ubuntu per i server, quindi soprattutto in ambito aziendale dove vengono usati tanti server Linux, il supporto di ogni LTS era esteso a 5 anni. Quindi idealmente le aziende che usano Ubuntu sui loro server sicuramente avranno aggiornato solo da una LTS all'altra. Vedete, la 8.04 è stata quella successiva, altri 5 anni di supporto, la 10.04 altri 5 anni di supporto, e la 12.04 ha cambiato regole a partire dalla 12.04 per i PC normali, quindi per la versione desktop e non per la versione server.
Le LTS avevano un supporto di 3 anni garantito. Per la 12.04, dalla 12.04 in avanti, il supporto è stato esteso a 5 anni per tutti, sia per i server che per i desktop, cioè per i PC. Quindi tutti hanno un supporto minimo di 5 anni. Le LTS, attenzione, non le versioni normali, quelle restano sempre quell'annetto e poco più. Ecco, questa era l'ultima cosa che volevo dirvi. Per quanto riguarda lo schema di numerazione dei rilasci di Ubuntu e le differenze fra un tipo di rilascio e l'altro, e il perché ci sono delle numerazioni diverse tipo questa. Ecco, spero questo video, questa breve spiegazione sia stata utile. Vi ringrazio e come sempre vi attendo per il prossimo video. Ciao ciao!